io sono stata praticamente operata perché avevo un carcinoma mammario e da lì è nato tutto un percorso difficilissimo, però per fortuna ho trovato dei professionisti che mi hanno naturalmente informata e formata e mi hanno dato la possibilità di superare il tutto, perché mi hanno dato degli appoggi psicologici, ma degli appoggi anche di altissima, altissima professionalità. Questo l'ho trovato nel centro Saris e l'ho trovato anche nella Comen, che mi ha dato la possibilità di affrontare diversamente questo male. Infatti noi domenica, quando indosseremo la maglia rosa, e questo è un grande vantaggio, una grande conquista, perché penso a tutte quelle volte che in passato le donne hanno nascosto la propria malattia perché si vergognavano. Questo è successo anche a me, in poco, in parte diciamo, però proprio attraverso la Comen io sono riuscita a superare praticamente degli ostacoli, a superare dei limiti che mi ero imposta proprio perché effettivamente informata male. Poi ho avuto l'esperienza di mia figlia che a 26 anni ha subito, pure lei anzi, ha subito l'asportazione di entrambi i seni e praticamente devo dire che la Comen c'è, perché è un po' come quei motori di ricerca che noi usiamo giornalmente in internet, hai bisogno di una risposta, naturalmente clicchi su uno di essi, scrivi la chiave, la parola chiave e subito sei informata. Ecco, la Comen ti informa, la Comen ti dà, ti fa risolvere i problemi oppure ti dà quegli mezzi per poterlo risolvere, solo che dietro non c'è una macchina ma ci sono delle persone meravigliose. Come essere scelti per, come donna dell'anno? È forte, però è un passaggio, è sempre un cammino, è un cammino che si fa anche nella scelta, perché superi dei pregiudizi che sono in te praticamente, quindi ti liberi di un qualcosa.